Questa è la serie B-Win. Appassionati della serie B-Win, buon pomeriggio da Giampiero Foglia Manzillo, 18ª giornata allo stadio Alberto Picco di La Spezia, tra pochi minuti in campo Spezia e Bari. Una prova importante per la squadra di Michele Serena, che fino a questo punto ha ottenuto soprattutto grandi consensi per il gioco espresso, ma poco in termini di classifica, in termini di risultati. È il fischio di Gavellucci, parte Spezia Bari. Lo schema adesso, pallone messo fuori, la botta al volo di San Marco, palla alta di un niente. A bordo campo è pronto ad entrare in campo Simone Benedetti e sembra davvero dover finire qui la partita del difensore ex Padova. Parte Di Gennaro, il suo sinistro sporcato, pallone che prende la parte alta della rete. Brivido ancora una volta su questa punizione battuta da Di Gennaro. Ci prova a far da sponda, si addormenta Romizzi, Sansovini per Antenucci con sinistro, pallone fuori di un niente. Avanza Polenta, Bellomo adesso sulla tre quarti, va, cerca l'uno contro uno, col destro a giro, pallone alto. Madonna, attaccato da Polenta, ancora Madonna, Sansovini chiude l'1-2 con Bovo, dal fondo riesce a mettere il pallone in mezzo, il colpo di testa e il vantaggio dello Spezia al minuto 40, la firma è di Davide Di Gennaro, sontuoso il suo terzo tempo, la manna immobile, 1-0 Spezia a 5 minuti dall'intervallo. Comincia il secondo tempo, morbido dentro Caputo a mettere giù Sciaudone, dentro Galano, sbaglia l'ultimo controllo, ci riprova il miracolo di Jacobucci con l'aiuto del palo, pallone in calcio d'angolo. Prova ad andarsene Di Gennaro, occasione per il break dello Spezia, l'appoggio per San Marco, rinuncia alla chiusura Polenta, palla dentro, Sansovini uno contro uno, prova ad incrociare del 2-0 Spezia. 11 minuti, il raddoppio della formazione di casa con il 13° sigillo in campionato per Marco Sansovini. Pallone ancora sul primo palo, c'è Pitelli, 2-1, di mezzo allo svantaggio il Bari con la rete di Luca Cepitelli, terzo centro per lui in campionato, prova a riportarsi in partita il Bari. Bovo, centrale per Sansovini, fa scorrere, riesce a toccare per Antenucci, Sansovini morbido il pallonetto, largo per Di Gennaro, pallone profondo su San Marco, può andare al cross, il colpo di testa e ancora Sansovini a metter la firma, 27 minuti della ripresa, 3-1 Spezia. Visconti per Galano, può provare ad avanzare, 16 metri, il destro di Caputo, il pallone in rete, 34 minuti, il nono centro in campionato di Ciccio Caputo, prova a rendere più interessante il finale di questa partita, 11 minuti al termine, Spezia 3, Bari 2. Borghese, 16 metri, prolunga, rincorre Visconti, prova a mettere in mezzo, miracolo di Jacobucci sulla deviazione di Borghese, poi il calcio di punizione, non c'è più tempo. Arriva il triplice fischio all'Alberto Picco, lo Spezia batte il Bari per 3-2.